Buonasera dal TG6, edizione delle 19, in formato ridotto per dar spazio al dopo partita di Pescara-Pisa, ma l'informazione la apriamo come sempre con il bollettino Covid, perché sono in aumento i nuovi casi di positività al coronavirus in Abruzzo, che oggi si attestano a 424 nuove positività. Buone notizie però arrivano dagli ospedali, dove continuano a scendere il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Vediamo il servizio. Tornano a salire i casi di positività al Covid-19 nella nostra regione. Infatti, rispetto alla giornata di ieri, dove il numero dei positivi era sceso sotto le 300 unità, oggi si registrano 424 nuovi casi con un tasso di positività pari al 5,6%, dato derivante dalla somma dei 6.097 tamponi molecolari e 1.466 test antigenici. Scende il numero delle persone decedute, che è pari a 6, per un totale di 2.151 decessi da inizio pandemia. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.340, più 199 rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a 53.440, più 218 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti in ospedale, sono 577 quelli ricoverati in terapia non intensiva, meno 29 rispetto a ieri. 68 sono in terapia intensiva, dove c'è stato un incremento di 3 unità, mentre sono 9.695 le persone in isolamento domiciliare. La provincia più colpita è l'Aquila, con 199 nuovi casi positivi, seguita da Teramo, 121, Chieti, 101 e infine Pescara, con 57 nuovi positivi. Alla luce di questi dati e dell'avvicinarsi delle festività di Pasqua, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì chiede ancora una volta a tutti di rispettare le norme anticontagio, soprattutto in vista della ripresa delle lezioni in presenza. Sì, senz'altro resterà zona arancione, anche se abbiamo gli indicatori per essere zona gialla. Questo però significa che bisogna mantenere ugualmente quelle misure di attenzione, perché si tornerà in presenza nella scuola e quindi è importante porre un'attenzione sulle scuole, definire quelle che sono le misure di sicurezza nell'ambito scolastico, quindi oltre a dare quelle indicazioni che tutti noi conosciamo proprio nel setting scolastico, è anche importante ricordare ai ragazzi come comportarsi. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, nel pomeriggio di oggi ha partecipato alla riunione dell'unità di crisi per analizzare le misure da adottare a partire dalla giornata di martedì. Alla luce del nuovo decreto-legge in vigore per il mese di aprile, i comuni soggetti alle misure più restrittive vedranno anche in Abruzzo applicate le normative nazionali della zona rossa. In provincia di Chieti escono dalle restrizioni i comuni di Castiglione, Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli, mentre sarà zona rossa il comune di Lentella. In provincia di Pescara escono dalle restrizioni i comuni di Rosciano, Moscufo e Villa Celiera. Zona rossa invece per i comuni di Colecorvino, Rocca Morice e San Valentino in Abruzzo Citeriore. In provincia di L'Aquila escono dalle restrizioni i comuni di Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi. In zona rossa invece per i comuni di Celano, Prato La Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio. Infine, in provincia di Teramo sono in zona rossa Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant'Omero, Sant'Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel comune di Valle Castellana. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale, polemiche a Pescara dopo la mozione del centrodestra che prevede un sostegno in denaro per le donne in procinto di abortire perché in difficoltà economica e dunque non in grado di proseguire la gravidanza. Scusate, il centrosinistra non ci sta e accusa la maggioranza. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Raposelli, vogliamo spiegare il senso di questa mozione che ha suscitato polemiche a Pescara? Lei ha precisato, lo ha già fatto nelle ultime ore, che non è una mozione contro l'aborto. È una mozione che invece va
in ulteriore aiuto alle donne, e cioè quelle donne che si trovano in condizioni economiche talmente tanto negative che purtroppo, torto collo, nella decisione di portare avanti una gravidanza o interromperla, sono costrette, proprio per la situazione contingente del momento che vivono economicamente disastroso, ad interrompere la gravidanza. Se il comune, che è un ente, un'istituzione, non vede queste cose e non analizza soprattutto la denatalità che è in essere da tanti anni, ma i dati lo dicono, del 2020 rispetto alle nascite del 2019, rispetto ai report del 2019, rispetto alle nascite del 2018, e molte di queste natalità sono state interrotte per i motivi che ho detto sopra, e allora l'istituzione come fa a non venire incontro e a cercare di sopperire a queste difficoltà enormi che ci sono? Una mozione inutile e ideologica. Ritenere che una donna scelga l'interruzione di gravidanza perché è povera e quindi, dandogli dei soldi, fa una scelta diversa e cambia idea, è una posizione ideologica che non ha niente a che vedere con la realtà dei fatti e che non prende in considerazione nulla di quello che è il mondo e la vita, la famiglia e la donna. Io credo che se questa amministrazione voglia davvero fare qualcosa a favore della famiglia e delle donne, dovrebbe lavorare ad esempio per aumentare i nidi pubblici, aumentare e dare un sostegno vero alle madri single e al lavoro femminile, lavorare sul congedo parentale. Tutto il resto è ideologia, perché sono posizioni che non giovano a nessuno e che richiamano una visione della donna che in qualche modo vuole limitare e manipolare in modo emotivo, emozionale, economico e ideologico la libertà di autodeterminarsi, che non è dovuta semplicemente a un soldino più o in meno, ma a tanti motivi che appartengono alla libera scelta delle donne. Ed oggi è la giornata nazionale della consapevolezza e dell'autismo, con la vaccinazione in Abruzzo di tanti soggetti fragili. Il servizio. Quella di oggi è una giornata davvero significativa, perché in tutta la regione sono iniziate le vaccinazioni dei ragazzi autistici. Presidente, una bella soddisfazione e una bella notizia soprattutto. Assolutamente sì, abbiamo approfittato della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e grazie all'interessamento dell'assessore e della LANCS Abruzzo abbiamo avuto la possibilità di vaccinare i ragazzi autistici in sedi più protette, quindi nei loro centri dove loro frequentano giornalmente, per cui non li abbiamo lasciati in centri vaccinali normali dove sarebbe stato molto più difficoltoso. Una giornata importante anche perché era necessario, era fondamentale vaccinare questi ragazzi. Assolutamente sì, perché loro sono una categoria di fragili, quindi un ragazzo autistico che viene contagiato dal Covid sarebbe comunque molto difficile da gestire in ospedale, per cui è meglio fare la vaccinazione il prima possibile, quindi abbiamo approfittato di questa giornata. Si riapre la speranza per poter continuare le riabilitazioni in massima sicurezza e direi però che la strada per i diritti è ancora in salita, c'è tanto da fare, ci sono tantissime persone, soprattutto gli adulti, che hanno bisogno di assistenza, di centri di riabilitazione, ma ancora anche quel famoso dopo di noi, che è il primo pensiero dei genitori, delle famiglie che hanno figli autistici. Assessore, quella di oggi è la giornata della consapevolezza dell'autismo, ma come Comune di Montesilvano avete dei progetti da porre in essere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Proprio ieri abbiamo firmato un protocollo con l'ANCSA, l'associazione appunto che si occupa di autismo, ed è un protocollo molto, molto interessante, un gesto anche di amore che abbiamo voluto dare a queste famiglie, e organizzeremo attraverso appunto l'associazione dei corsi di formazione proprio per gestire questo tipo di approccio, quindi al ragazzo autistico, attraverso sia gli studi, insomma, all'interno degli uffici, ma anche con le categorie. E finisce qui l'edizione breve del nostro telegiornale. Ora spazio a Diretta Stadio con Andrea Costantini e Paolo Renzetti dallo stadio adriatico Giovanni Cornacchia per il post gara di Pescara Pisa. L'informazione con l'emittente TV6 torna alle ore 23. Buonasera a tutti.